Veramente uno spettacolo. Ma vi rendete conto, ragazzi, che cosa ci stiamo per andare a mangiare? Questa è succosità allo stato puro. Queste sono le cascate del Niagara del gusto, ragazzi. Cavolo. Questo è grasso, ragazzi. Bello, questo è grassettoso. Amici di Braciami Ancora, siamo a Castellanza, provincia di Varese, e oggi vi porto a conoscere una delle steakhouse churrascherie migliori del nord Italia. Abbiamo il direttore brasiliano che ci aspetta, incollatevi alla poltrona, stomaco rigorosamente vuoto. Tra l'altro mangeremo una cosa rarissima in Italia. Andiamo! Guardate, doppio microfono, io ora uno me lo tolgo, perché lo devo dare ad Alcimar, che è il direttore di questo posto. Alcimar ha detto: tu quando arriva cercami. Sono quello con la faccia da brasiliano. Molto bello, quando entrate, mega paretona di bistecche che stanno frullando, non male. Brace, brace, brace. Buonasera, Alcimar, sei te. Buonasera, c'hai la faccia da direttore. Così dico. Allora, Alcimar, ma da adesso ti ribattezzo Al. Piacere. Bello. Benvenuti al Picanha Stop Carne. Siamo dentro una churrascheria brasiliana originale, in cucina ci sono brasiliani. Mangiamo carne cotta alla maniera brasiliana bravo. E possiamo iniziare. Io direi, partendo dal menù, così ti dico subito quello che voglio. Fantastico. Questo è il tipico vostro menù Picanhas, che prevede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portate. 7 non ce la faccio a mangiarle, perché poi voglio provare pure un bisteccone. Fantastico. E quindi io vorrei la picagna, ovviamente, e l'entragna, le beef ribs che mi intrigano, e la coppa di manzo che non credo di aver mai mangiato. È un cupim, si chiama cupim in Brasile, che è da razza Nelore, praticamente allevato in Brasile. Iniziamo dal cupim. Cupim sia. Guardate qua, cos'è? Nel frattempo qui è meraviglioso, noi siamo entrati in cucina con la carne che gira, lo spiedo che va, la brace che arde. Questo sembra una palla di carne, sembra un mega polpettone, ma non è un mega polpettone. La coppa di bue. È la gobba del bue, sì. Quello brasiliano. Brasiliano. Che sì. Si chiama? Melore. Sì. Ok, allora sta razza autoctona, ragazzi, si trova solo in Brasile. Cioè in Italia non c'è, io perlomeno non l'ho mai vista. Sì. C'ha una gobba tipo gnu, tipo zebù. Bravo, zebù. Sì. E questa è la sua coppa. Oh, ragazzi, questo è il controfiletto. Noi non lo abbiamo preso, però se volete il controfiletto, eccolo qua, pronto nella doppia spada. Ragazzi, noi ci siamo distratti un attimo e sono arrivati tutti i contorni tipici di una churrascheria. De che stiamo a parlare? Da dove partiamo? Partiamo da qua. Questo che è? La mandioca, la yuca fritta. Questo? Poi la farofa, che viene fatta con la farina di mandioca saltata con pancetta affumicata. Questo? La fagiolata tipica brasiliana, che è composta da fagioli neri, puntina di maiale, pancetta affumicata e salsiccia. Questo? E il riso in bianco. E riso, beh, questo per chi sta a dieta. Ci sta magna a dieta, riso. Sì, okay. Mangia riso. Quest'altra? È un classico, che è la polentina fritta. Ecco, fai questo. Questo è un purè. E la banana fritta. La banana fritta! Sì, la banana fritta ci deve essere sempre. E poi gran trionfo e poi un trionfo di verdure, un po' mix, dalle zucche, zucchine, melanzane, anche dei finocchi e delle patate al forno. Vabbè, ragazzi, ma che volete di più? Cioè, ma che deve fare uno per farvi venire qua? Come ti chiami? Io Paolo. Paolo. Paolo, okay. Piacere. Paolo Roberto Falcao. Ragazzi, per chi fosse sbarbatello, Ro Falcao era un calciatore che giocava a Roma quando ero piccolo. Dai, Paolo, dai, va. Mamma mia, la pinzetta, ragazzi, serve per fare questo. Ecco, mi verrebbe da dire denso, sì. Masticoso, sì. Ok, è bello saporito, molto saporito. Rimanda, sai che? All'anteriore dell'animale, all'anteriore. A una parte anteriore, sì, dell'animale, dell'animale, non dal coscio posteriore. Sì. Questo viene marinato per 72 ore, uh-huh. Okay, dove automaticamente poi per la cottura viene avvolto in una pellicola, sì, speciale per la cottura, sì, e poi viene fatto passare sulle braccia quando la cottura è pronta, per dare sì quella croccantezza all'esterno. Non mi vorrei sbagliare, ma qui c'è la parte del grasso qua. Sì. Taglia un po' qui, Paolo. Questo è grasso, ragazzi. Bello, questo è grassettoso.
Eccolo qua, assaggiamolo, va. Vai, vai, taglia. Ok. È molto particolare. La parte col grasso è questa, ve la consiglio rispetto a quella. È molto più saporita. Esatto. Ma sai come dico sempre io, Al? Non è grasso, è sapore. È sapore. Okay. Ed è molto, molto, molto buona. È molto appagante. Sì. Bella. Bello intenso come si fa sentire. Ottimo inizio. Bravo. Mi piace. Adesso che ci abbiamo? Abbiamo la piccagna. È una roba fuori dal mondo. Torniamo in cucina. Questa, ragazzi, è la picanha. È il taglio di carne più famoso del Brasile. Quello che vi ha reso famosi, sì. Ok? È il Pelé della vostra carne. Allora, di che parte dell'animale parliamo? Praticamente questa è la picanha, è la parte posteriore dell'animale, nella copertura dello scamone. Praticamente, la parte, ragazzi, in alto, la chiappa. E si contraddistingue, ragazzi, perché c'ha uno spesso strato di grasso. Sì. Che hanno fatto questi brasiliani? Se questa picanha la cuocessimo piatta come una bistecca, sì, sarebbe dura. Noi abbiamo inventato la picanha fatta allo spiedo. Praticamente avete fatto un grosso fettone a forma di C. A forma di C. Ma la cosa figa, ragazzi, è come adesso ce la taglia, perché prenderà un po' di grasso e un po' di ciccia. Altra cosa, i brasiliani, sapete che fanno? Prima di metterla sulla brace, la cospargono di sale. Sale, sempre, sempre. La gente pensa che poi la rovina. No, no, ragazzi, no, no, la no, migliora. No. Noi ci andiamo a risedere al tavolo e aspettiamo voi che ci vede a servire con la picanha. E questa è la ciccia. Cottura al sangue. Un guardanapoli ne incontro. Io metto qui. Io pego da mesa. Oh, vabbè, ragazzi, qui siamo a livelli altissimi. Wow! È qualcosa di strepitoso, ragazzi. Notate la cottura? Perfetta! Perfetta! Assaggiamo! Qui sembra quando ha segnato Falcao. Bravo! No, qui sembra quando ha segnato Totti. Mortacci, quanto è buona! In Brasile, quando una cosa è mostruosamente buona, come dite? Meravigliosa. Ah, meravigliosa? Sì. Ah, non c'è sta la parolaccia. Dimmelo all'orecchio, com'è? Com'è? Caraglio. Caraglio. È una cosa imbarazzante per quanto è buona. Mi garantisci, mettendoci la faccia, certamente, che se la gente viene qua trova questa qualità? Tutti i giorni. Stiamo sicuri? Dal lunedì a lunedì. 100%? 100%. Non è che poi mi trovano quella in offerta di Euronics, no? No, no. Però vi dico che sia Viale Monza, che Castellanza, sì, e che Piazza Lelotto è la stessa qualità. Ok, perché, ragazzi, Picanha Top Carne c'ha tre ristoranti, ok, sparsi, due a Milano e uno qui in provincia di Varese. Ma tu come cazzo fai a non mangiartela tutti i giorni? E, ragazzi, allora, il Brasile non ha questa grande cultura di vini, ma qui non c'è problema. C'è del vino argentino, mi ha portato un Malbec. In purezza dell'annata 2019. Strepitoso. Mo abbiamo il terzo giro? Abbiamo il terzo giro. Di che parliamo? Dell'entragna. No, l'entragna no. L'entragna di un Black Angus americano. L'entragna. Senti, ma ste carni le selezioni te? Sì. Bravo. Ma praticamente, poi, ma senti, ma un'idea di venire a Roma non ce l'hai, no? Guarda, che sta fa qua? Ma via Roma, a me uno come te mi serve a Roma. Ragazzi, andiamo a mangiarci questo diaframma, ok? Fantastico. È una parte succulentissima. Andiamo. Questa è l'entragna, ragazzi. Noi la conosciamo come diaframma. Fino a 20 anni fa era un taglio povero. Era la cosiddetta bistecca del macellaio, perché bravo, se la portava a casa, bravo, perché non la vendeva. Poi a un certo punto qualcuno ha detto: ma perché non proviamo a darla anche ai clienti? Ed è scoppiata l'entragna mania. Mai mania, ragazzi, più meglio. Tanto adesso non si trova più questa entragna. È ricercatissima. Perché vi dico questo? Perché abbiamo finalmente imparato a mangiare anche altri tagli del bovino, che non è solo costata. Per carità, a noi ci piacciono le bistecche, sì, ma pure, ragazzi, robe come queste meritano di essere divorate. Ma regà, ma mangiamosela dentro la cucina, l'entragna. Guardate qua, guardate qui, guardate qui. Fai così, Paolo,
fai così, guardate ragazzi, suda, guardate, guardate. È veramente uno spettacolo. Ma vi rendete conto, ragazzi, che cosa ci stiamo per andare a mangiare? Questa è succosità allo stato puro. Queste sono le cascate del Niagara del gusto, ragazzi. Cavolo, hai preso, eh? Mamma mia, guarda qui che roba, ragazzi. Carne succosissima. L'entragna, sapete che c'ha? Che è un po' ferrosa, ma in senso buono. Cioè, c'ha un sapore deciso. Non è anonima come può essere un filetto. C'ha una personalità l'entragna, sì, ragazzi, sì, che è devastante. È ti piace Vince Facile, eh? Guardate la faccia. Io... la faccia di chissà che gli piace Vince Facile, guarda. Non gioco per perdere. Questo la sta a portare a casa 3-0 facile oggi. Mancano ancora dei tagli, beef ribs, bistecone. Quelle non possiamo servire allo spiedo perché è un... per tagliarla diventa un pelino difficile. Certo, okay? Beh sì, queste ovviamente, sì. Ovviamente lo taglieremo al carrello. Quindi okay? Cottura lenta anche qui. Molto lento, dalle 4 ragazzi? Ore, 5 ore. A 20-30 centimetri dalla, sì, brace. 70-90-100 gradi, sì, molto lentamente per 4-5 ore. Va bene. È un Black Angus australiano. Allora, perfetto. Lo sentirai un pelino, come hai detto, l'entragna, un pelino più ferrosa e decisa, però con la morbidezza e l'infiltrazione di grasso che ha, no, è veramente una cosa del fine mondo. Il ristorante si sta riempiendo, non posso urlare il mio entusiasmo, ma sta per arrivare sul binario 3, le beef ribs, anzi no, sul binario 4, perché la quarta cosa che si stava a mangiare, le beef ribs, ragazzi, 4 ore e mezza di cottura, e come insegnano quelli studiati, se l'osso viene via, vuoi, eccolo qua, vuol dire che la cottura è andata alla grande. Che bello il fascino delle cotture lente, ragazzi, il fascino delle cotture lente. Tiè. Quando vedo queste preparazioni nei ristoranti di un certo livello sono molto felice, sapete perché? Perché per fare approcciarsi a queste cotture bisogna avere il personale giusto, perché parliamoci chiaro, è scomodo. Molto. Oggettivamente parlando, sì, per un ristorante, per chi fa ristorazione, un, sì, conto avere una bistecca, una picagna, sì, zazza, in mezz'ora hai fatto, sì, ma quando invece devi affrontare, ragazzi, una materia prima che necessita di 4-5 ore, deve arrivare il personale prima, c'è tutta un'organizzazione dietro, sì, complimenti, sì, complimenti. Grazie. Assaggiamo un po', va? La regina delle lunghe cotture. È lei. C'ha quella nota affumicata? Che fa impazzire. E pure su questo ti piace Vince Facile. Stiamo andando in conclusione. Questo è il bisteccone, ecco, che mi volevi far, sì, assaggiare. È una new entry questa steakhouse churrascheria. Di che stiamo a parlare? Parliamo di una jersey danese. Sì. Ok. Con 82 giorni di frollatura. Ci sta. Quindi buono, mi automaticamente piace. Faremo una bistecchina da un chilo e mezzo. Oh, un chilo e mezzo, guardate, questa è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coste. Guardate, ragazzi, sempre piccola nota sulla frullatura, il tappo così scuro denota che la carne appunto ha frullato e, sì, ha frullato bene, non ci sono crepe, non ci sono macro difetti. Sentite qua, ovviamente questa parte non è edibile, viene tolta. No, dico, ve lo ricordate il tappo scuro che vi ho fatto vedere poco fa? Guardate cosa c'era dietro, una cosa meravigliosa. Mi piacciono queste bistecche perché sono bistecche che già, ragazzi, all'aspetto visivo sono equilibrate. Sì. Allora, non troppo magre, non troppo amarezzate, giusto per una clientela che è abituata a mangiare carne, ma che, sì, non vuole gli eccessi, non vuole gli estremi. Bravissimo. Okay? Abbiamo messo la bistecca sulla brace 20 minuti, l'abbiamo ricoperta di sale secondo il metodo brasiliano. E no, tranquilli ragazzi, non la rovina il sale, ok? Abbiamo qui la vostra costata, è una jersey danese, e vediamo che risultato ci dà. Bello! Senti che odore! C'è degli aromi incredibili. Incredibile la morbidezza, signori. Interessante. C'è un odore pazzesco, c'ha. Cottura perfetta, come piace a noi.
ha un odore appagante, avvolgente, frullatura al naso, direi frullatura perfetta. Questa bistecca si vede che ha avuto una frullatura medio-lunga, mi diceva all'82 giorni, ed è fatta veramente bene. Non è una bistecca anonima, questa è una bistecca che ha personalità, pretende di essere masticata, pretende una certa attenzione questa bistecca. Non è di quelle bistecche ruffiane che al terzo morso va giù, ti lascia un sapore appagante ma che va via subito. No, questa ha un sapore che rimane in bocca. Ha un'intensità. Persistente, sì. Interessante. Ha una personalità molto, molto marcata. Dobbiamo assaggiare, caro Al, la carnetta attaccata all'osso, che da qua, ragazzi, è la parte più buona. Da qua è si la capiscono, parte più bella. Esattamente. Da qui si capiscono tante cose. Da qui si capisce che la frullatura è perfetta. C'è un che di rimando alla nocciola. Non ha un difetto questa bistecca. Buona. Questa è una bistecca da contemplazione. Sì. Senti che odore che mi è rimasto. Mamma mia, sei stato bravissimo. Ragazzi, volevo concludere il video da dentro la cucina di questa steakhouse churrascheria di altissimo livello. Non avevo mai incontrato, intanto girovagare, un posto che coniugasse l'alta qualità sia dal punto di vista del churrasco sia dal punto di vista della steakhouse. Se siete in zona, puntate il navigatore qua perché merita una visita. Credo di avervi detto tutto. Ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!